Lo stipendio dell'infermiere, i guadagni nella professione. L'infermiere può lavorare in vari settori e non solo nella sanità. Può svolgere la sua mansione sia nelle cooperative di servizi e agenzie interinali, sia negli ospedali privati e pubblici, ma anche nella ricerca o nell'insegnamento delle materie presso una scuola superiore o università. Per gli infermieri ospedalieri, lo stipendio dipende dalla categoria di appartenenza. Si aggira tra i 1.300 e i 1.600 euro al mese netti, senza straordinari. A fine carriera, grazie a diversi scatti e supplementi, lo stipendio medio può arrivare anche sui 2.500 euro al mese. Il caposala, oppure detto tecnicamente coordinatore di unità operativa o dipartimento, si attiene maggiormente a funzioni manageriali. Svolge compiti di supervisione, gestisce l'organizzazione di una struttura sanitaria, controlla l'andamento economico e verifica la corretta applicazione della normativa sanitaria. Per questo ruolo è richiesto il master di primo livello in coordinamento e 3 anni di esperienza come infermiere. Lo stipendio medio si aggira intorno tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese. L'infermiere risk manager è una professione innovativa e non molto conosciuta, legata all'organizzazione e all'esperienza. Nelle organizzazioni sanitarie è un professionista che ha il compito di analizzare, attraverso metodi e strumenti ad hoc, ciò che è andato male nella presa in carico di un paziente, negli aspetti clinici ed assistenziali nonché formativi ed organizzativi. Esamina errori ed eventi avversi e cerca di migliorare la qualità per garantire la sicurezza del paziente. Il guadagno netto al mese si aggira attorno ai 2.500 euro. Il dirigente tecnico assistenziale o dirigente delle professioni sanitarie è il professionista infermiere che è in possesso della laurea magistrale con 5 anni di esperienza. Si occupa sulla dotazione organica alle assunzioni del personale, dalle gare di appalto ai provvedimenti disciplinari, dalle commissioni tecniche o consigli di direzione per le decisioni di governo dell'azienda alla creazione di modelli assistenziali innovativi. Lo stipendio medio mensile si aggira tra i 5 e i 7 mila euro. Un infermiere, come dicevo prima, può anche non intraprendere una carriera nella sanità, ma nella formazione di insegnamento. Il docente universitario o docente di corsi ECM, ovvero di educazione continua in medicina, deve essere in possesso della laurea magistrale da almeno 3 anni e deve avere un curriculum di una certa importanza. Si accede a questo ruolo infatti attraverso concorso pubblico per titoli. Il professore a contratto si occupa della docenza di una determinata materia di un corso di laurea e, terminate le sue ore di docenza, si occupa della valutazione degli studenti tramite esami. Per fare invece il docente a corsi di formazione ECM, è sufficiente essere ingaggiati da un'agenzia per la formazione. In questo caso, in base al tipo di argomento da insegnare, è richiesta grande esperienza nel proprio settore. Lo stipendio medio si aggira dai 2.500 ai 3.500 euro netti al mese.